E bentornati incredibili su Stone Machia, la nuova demo godosa. Ragazzi, sono passati un bel po' di mesi dall'ultimo episodio di Stone Machia su questo godoso canale incredibile, ragazzi. E il progetto Stone Machia, con mia immensa felicità e godo, sta andando avanti, ragazzi. Ed è uscita la nuova demo incredibile. Voi non lo potete leggere perché c'è la webcam incredibile, ma c'è scritto Stone Machia demo aggiornata. E come vedete, ragazzi, già la schermata è cambiata sus, vedete? Normalmente continua, dovrebbe essere scura, ragazzi, però giustamente ho fatto una mini prova, cioè entrare per vedere se tutti i setting erano giusti. Letteralmente sono spawnato nella stessa zona, sono uscito immediatamente, ma ovviamente rifaremo new game, tranquilli. Prima ovviamente di ributtarci con le avventure di Zefiro in questo mondo distorto e godoversico, oserei dire, perché voglio riportare Stone Machia su questo canale, ragazzi. Primo perché appunto è uscita la nuova demo, secondo perché questo progetto sta andando veramente avanti, sono felicissimo di tutto questo, ragazzi. E quando io portai Stone Machia, se non sbaglio, avevo portato pure l'arena, mi ricordo, che finiva con i boss assurdi, che poi incontriamo quella specie di principessa nel castello sotto la pioggia, mi ricordo quello. Poi mi sono perso in realtà, che tanto pure un ragazzo me l'aveva scritto un mesetto fa circa, che c'era un evento col teatro, tipo, che c'era il famoso boss Ananas, che mi sono spoilerato perché c'era la clip sul canale YouTube di Stone Machia, che però non ho mai avuto il piacere di affrontare, questo specie di Ananas demoniaco. Faceva tipo degli attacchi che roteava e lanciava tutte sferette, e dato che avevano annunciato che a ottobre ci sarebbe stato questa piccola revelation, è stata proprio questa nuova demo incredibile, ho detto, sai che ti dico, aspetto ottobre, esce la nuova demo e riporto qualche episodio sul canale incredibile, perché a quanto pare non mi sono proprio spulciato tutto quanto dalla pagina Steam aggiornata. Ovviamente, ragazzi, metterò sempre tutti i link in descrizione, ragazzi. Il miglioramento grafico e già si vede, ragazzi. Scrittine sus e tutto quanto, e su due. Dovrebbero aver messo boss nuovi, forse un'area nuova, però ripeto, non mi sono voluto leggere troppo perché volevo cercare di godermi l'esperienza senza leggermi tutto. Hanno messo un sacco di cose nuove, ragazzi, quindi la demo è molto più carnosa di quella che ho portato sul canale qualche mese fa, ragazzi. E che devo dire, ragazzi, io continuo a dire che l'idea di questo gioco mi fa impazzire. Il gioco dovrebbe uscire nel 2025, almeno così c'è scritto su Steam. Quando uscirà porterò la serie completa sul canale, ragazzi. E ovviamente nel mio piccolo, ragazzi, da povero e umile cameraman del Godoverse di creature strampalate in questo ufficio incredibile, sostenete questo piccolo progetto perché è veramente dal cuore grande, ragazzi, perché è veramente veramente carino. Detto questo, ragazzi, buttiamoci perché ho voglia di fare parry a cose spicy. Quindi 3, 2, 1. Allora, attenzione, i tasti mi sembrano più o meno uguali. Vabbè, io ovviamente sto giocando da controller a sto giro. Ok, cura, jump, run, roll, parry, sword attack, lock on. Hanno cambiato la barra della vita. C'è quell'occhietto sus, lo vedete, quell'occhietto viola con la letta, che non c'era, sono convintissimo, era semplicemente una barra verde. Qui sopra di me ci dovrebbe essere un simbolo delle piume, che erano le piume che si prendevano nelle arene, con la quale ci compravi robe. E poi c'è quell'altro simbolo, c'è una specie di creatura angelica con 6 ali e un cerchio sus, ragazzi. Ok, qui sotto c'è il fatto che puoi cambiare le pedine, ma ci abbiamo ovviamente solo il nostro adorato Zefiro. Ma quanto mi sei mancato, Zefiro? Fammi un po' vedere se hanno cambiato un po' la grafica di questo personaggio incredibile. Allora, questa, ragazzi, è l'area iniziale che abbiamo conosciuto abbastanza bene. Però voglio vedere un attimo in un punto sus se hanno cambiato qualcos'altro. Allora, vabbè, ci sono sempre le famose croci volanti. Ah, non posso andare qua? C'è un muro invisibile sus? Ok, non vedo più un cazzuto, Zefiro, lo sai? No, allora, ragazzi, la sciarpetta forse sono io che sono un po', come dire, un po' rinco perché dormo 2 ore a notte, ma io non mi ricordavo lo zainetto. Può essere pure che c'era, ma era a bassa risoluzione, quindi pensavo fosse parte del modello di Zefiro. Allora, qui prendiamo la spadina sus. Qui c'era la sfera sus con la quale dobbiamo distruggere robe. Sono curioso di andare a parlare con l'NPC, eh? Ci crede che non mi ricordavo minimamente questa cosa? Cioè, puoi skippare la stanza dove prende la spada per parlare con lui? Vi prometto, tornerò a essere bravo coi perri in Stone Machia. Avevo ottenuto la sacra reliquia dello scudo. Questo mi sembra tutto uguale. Sono curioso, ragazzi. Vediamo se riesco a fare un perri decente. Ok, va bene. Questo mi è venuto abbastanza bene. Va bene. Ok, parliamo con lui, che sono curioso e mi dice qualcosa di nuovo. Amico, quanto tempo? Il nome è uguale? Mi sembra di sì. Ehi, Zefiro. Ah, ma è in inglese, non l'ho messo in italiano. Ah, che pollo. Era messo in inglese, non so per quale oscuro motivo. L'ho messo in italiano, almeno ci godiamo più il mood incredibile. E Zefiro, non so perché, ma pare ci troviamo su un'isola sospesa in cielo. Bizzarro, davvero bizzarro. Ok. Come se non bastasse, la strada per proseguire è bloccata da un leone di pietra. Come, scusa, un leone di pietra? Un gargoyle. Correggetemi voi, ragazzi, ripeto, può essere che le mie ore di sonno mi fanno dire cose che non sono vere, ma io sono abbastanza convinto che il boss in quest'area era un gargoyle. Si trova nella chiesa in fondo all'isola. Stai attento, Zefiro. Sono mostri temibili e violenti. Ok, ragazzi, questa cosa mi ha un po' traumatizzato, posso dirlo? Mi aspettavo di nuovo il mio sus amico Gargoyle, che lo conoscevo abbastanza bene. Ah,
qui non c'è più la spada? C'è una vita. Ok. Beh, una vita fa comodo, eh. Ok. Dicevo, secondo voi, se io uccido questo coso, ci ristà il debuff storico che c'era nell'altra demo, che erano quei serpentini che mi perseguitavano? Vorrei evitare. Magari lo facciamo un'altra volta, perché, insomma, visto che c'è questo coso leone sus, vorrei evitare di avere pure il debuff. E quello c'era? Quella specie di mini colosseo? No, quello non c'era, mi sa. Non c'erano delle navi? Ah, eccola, la nave sus c'è ancora. Questo è nuovo l'effettino, mi sa, eh. Ok, abbiamo lo scudo più forte, questo c'era pure nella vecchia demo, va bene. Ok, qui c'era lui, me lo ricordo, il mio amico Torretta. Ragazzi, ma quanto devo rimigliorare a fare i peri, amici? Ma quanto ormai ho perso il mio tocco? Possibile che hanno cambiato il tempismo? Allora, ragazzi, a parte che rieliminare quella torretta mi ha quasi tolto metà vita e non me l'aspettavo, sinceramente. Possibile che hanno cambiato il tempismo di Perry? O forse sono io che proprio l'ho perso? Penso sia l'opzione 2, eh. Veramente è un leone di pietra? Tanto c'è una spada di fulmine. Amici, ecco perché ti danno una cura. Perché ne avremo bisogno, ragazzi. Non mi ha ancora attaccato, questo non so se sia normale o no. Ok, amici, voglio vedere, dai. Ok. Boia. Ok, non è durissimo. Wow. Ok, è fighissimo rispetto al gargoyle. Wow. Che figata è. Non ho azzeccato un Perry neanche a pagarlo proprio, eh. Allora, rispetto al gargoyle, amici, è proprio un'altra cosa, eh. Ok, questo l'ho azzeccato. Ish. Ok. Ok. Ok, più o meno, non dico che è il tempismo del gargoyle, ma quasi, eh. È più aggressivo, ovviamente. Ok. Debuffi ritirato un attimo, perché, ok. Ok, vedo. Questo lo azzecco sempre, i Perry, quando fa il salto. Ok. Ma sei bellissimo, leone di pietra. Ah, attenzione, fase 2. Che figata! Che figata! Aspetta, mi voglio curare. Come mi curo? Aspetta, amici, non mi ricordo come si cura. Ok. Fighissimo. Ai ai ai, caramba. R1 smash? Però mi dispiace, ucciderlo con R1 smash. Vabbè, dai, me la sono meritata. Per il finale. Wow, pure scacco matto. Fichissimo. Allora, parliamo un secondo. Rispetto al gargoyle di pietra, beh, c'è stato un lavoro dietro notevole, amici, eh. Un pochino però ricorda il gargoyle. Non so se è una cosa voluta, però il moveset è diverso, ma allo stesso tempo quando fa il salto mi ha ricordato il salto che faceva il gargoyle, quindi l'ho più o meno perriato bene. Poi ti dà le botte di testa, tipo, e pure il gargoyle faceva una cosa simile. È come se avessero preso il modello del gargoyle ma l'avessero fatto più cazzuto. Mi piace molto. Carino il fulmine, mi piace tantissimo i particellari del fulmine. Quello mi piace tanto, tanto, tanto. Cioè, questo è la strada dei nuovi boss di Stomachia. GG, amici, eh. GG, complimenti, eh. Ok, sono preso, eh. Tanta roba il leone di pietra. Per un attimo sembrava un pesce, non so voi. Ah, è il simbolo che abbiamo sopra la webcam. Non credo sia un angelo, però ha a che fare con gli angeli. Guarda quanti occhi sus e le alette sus, vai. Ah, abbiamo ottenuto un qualche cosa, va bene, ok. Prendiamo pure le piume. Che figo che si può vedere sotto. Questo mi sa che non c'era la possibilità di vedere la mappa, vero? Oppure sbaglio? Ok, andiamo. Wow, ragazzi, sono preso. Sinceramente questo boss mi ha messo di buon umore. Questa la risentiamo, perché voglio vedere se è cambiato qualche cosa. Narrava lo scultore di un angelo, il più bello. Ok. Marcito nel suo cuore, divelto, perse il controllo. Dal cielo egli è sceso per vedere che... Com'è poetico Zefiro che precipita così, è molto bello. Paradiso, il re se ne era accorto. Condannate le sue ali, qui non vi era più dimora. Ma il destino ruppe i fili e venne uccisa la regina. Una guerra al cielo colse, chi corre, chi traditore. Mille ali furono recise, ed il paradiso muore. Si dipinse una storia sospesa, perciò senza sosta. Questo mi sa che è nuovo? Può essere? A tenere di fede.
tanti egli cadde. Nella terra nascosta. Nella terra nascosta. Tanto molto bello anche la storia che racconta. Amici, ma qui siamo verso forti emozioni. Ah, è un NPC. Ah, è la tipa, guarda. Allora, lei sono abbastanza convinto che è la stessa tipa, colei che dava il premio alla fine dell'arena nella vecchia demo. Però questo coso qui volante è spicy. Guardalo, c'ha le zampettine, c'ha gli occhietti. Oh, mi piace. Sì, sono i talenti. Possiamo prendere questo, no? Ce l'abbiamo i punti, no? Possiamo fare il Perry volante. Beh, figo. Io penso ci sia un modo per ottenerne tante, allora, di piume e di quei cosi, se vuoi portarli al massimo di livello, deduco, no? Ok, ragazzi, sono preso. Quindi possiamo fare il Perry volante, va bene, ok. Premi Y per parlare. Mannaggia, non riesco a tenere gli occhi aperti. Sono solito riposare tra le spighe fuori dal villaggio, ma con il baccano che si sente ora è impossibile farlo. Il cinghiale corazzato Samael è troppo potente, presto moriremo tutti. Prima quella grossa torre, adesso un pedone. Senti un po', piccoletto, noi topini siamo esausti. Il cinghiale corazzato Samael e le sue truppe stanno per entrare e di questo passo ci uccideranno tutti. È molto più vivo così che ci sono loro terrorizzati, quello che arriva a distruggere, cioè ti senti più partecipe a questa battaglia che vai a uccidere il cinghiale in una chiesa abbandonata, ok? L'unica cosa che potrebbe salvarci sarebbe sbarazzarsi di lui e capire cosa sta succedendo nel castello. Il duca Visconti, ok, personaggio nuovo, si comporta in modo strano, c'è sicuramente qualcosa che non va. Ma muoversi di notte senza una lanterna è davvero tosto, ti darei la mia... Ma ieri sera qualcosa è uscito dall'oscurità e se l'è portata via. L'unica cosa che posso fare è augurarti buona fortuna, piccolino. Ma tranquillo, topolino Nimo. Eliminerò il nemico e porterò la salvezza in questo luogo sus, tranquillo. Ragazzi, un topolino che fa la breakdance. Vabbè, tutto nella norma. Qui c'è un esercito di topolini armati. Allora, ricapitoliamo. Topi guerriglieri. Ragazzi, c'è un'altra creatura che sta avendo dei problemi. È normale, va bene. Cosa? Non avete capito? Maledizione, porta con te quelle mezze calzette e fagli vedere come si fa. Che paura. Ci abbiamo un esercito, non l'avevo capito, scusate. Ma che figata. Guardali, che figata. Puoi correre oppure puoi rotolare a mezz'aria, è divertente. Ma perché hanno degli spasmi questi topi, va bene. Ragazzi, qui sta per succedere veramente una catastrofe. Posso parlare prima con tutti? Il mio padrone si è messo in testa di sfidare il grosso mulino vicino al castello. Quell'imbecille, i mulini mica possono combattere. Va bene, ragazzi, vedo che pure i dialoghi sono cambiati, eh. Va bene, ok, ho parlato di nuovo col tizio e mi ha dato altri topolini, va bene. Scusate, ragazzi, lo so che dovrei andare a affrontare il nemico, però voglio un attimo capire perché c'è della roba, eh. Ok, abbiamo preso la spada. Vabbè, questa è la spada che trovavamo nella vecchia demo sulla testa del cupidone. Ragazzi, io voglio affrontare il cinghialone e poi ci salutiamo, ragazzi, eh. E qui vedo che hanno messo roba, eh. Ok, ne abbiamo un bel po'. All'attacco, ragazzi. Fortissimi. Ok, eliminiamoli tutti. Non osate entrare nel villaggio dei topolini. All'attacco, ragazzi, fortissimi. Distruggiamo tutto. Ok. Ok, sto perriando cose oscure. Ok. Ok, Zefiro è diventato una machine. È Cavaliere Sus! Ok, Cavaliere Sus. Mi spiace, fratellino. Ok, ancora. Ah, ok, abbiamo vinto. Ok, GG. E qui c'è la torre e tutti quanti. Ok. Allora, sicuramente al cinghialone ci arriviamo nel prossimo episodio, eh. Ok. Eh sì, è molto più aperta questa zona, mi piace. Ok, qui c'è... Oh, buono! Ok, qui c'è un'altra di queste. Ok. Wow! Fighissimo! Ok, mi hanno ammazzato i topolini. Ragazzi, ma che figata è tutto questo? Mi piace molto di più dell'altra demo, eh. C'è pure tanto da esplorare. Tanto, come si arriva sulla torre dove ci stanno le altre pedine? Topo villano, oh, che vuoi, fatti un giro, niente da vedere. Cosa vuoi? Quella strana elica, non puoi averla. Rilassa i miei ragazzi, a meno che non abbia voglia di diventare il loro nuovo passatempo. Allora, caro mio, adesso sto per fare una strage qui, eh. No, dai, ma volevo entrare a fare una strage, come ti permetti di dire queste cose a Zefiro? Mannaggia. Sì, invece, sì, godo, cavolo, godo. Wow, dopo una spadona? Boia.
Ho fatto un Perisus. Ok. Ma quell'Erika mi sta aiutando o contro di me? Credo mi stia aiutando. Ok ragazzi, abbiamo sbloccato una mini mulino sus che ci aiuta. Va bene, ok, vivo. Ed è cambiata l'ambientazione. Vogliamo concludere l'episodio arrivando al mulino a vento? E poi nel prossimo episodio andiamo dal cinghialone, che dite? Sono stato scelto la croce. Come l'ho detto, che figata. Cinghiale con alzato Samael. Gli hanno dato pure la voce. Ma mi aiuta la piccoletta? No! Questo me lo ricordo che... Arrivano di Perry! Mamma mia, il godo! Me lo ricordavo che faceva dei danni assurdi questo godo. Ecco, questo ragazzi è una di quelle creature che non è, mi ricordo per niente come si perriano. Mamma mia. Moriamo come veri eroi contro questo affare. Così ci potenziamo pure, dai. Questo ragazzi è duro. Era duro nella vecchia demo ed è duro ancora di più adesso. Tanto è fighissima la voce che gli hanno dato, eh. Ah, non possiamo potenziarci perché ci serve quell'affaretto a forma di cerchio, che non abbiamo manco uno. Forse quelli si ottengono quando ammazzi un boss, mi sa, eh. Quindi direi che da questo ritorno su Stommachia può finire qua. Prossimo episodio andremo nella zona dei mulini, andremo a sconfiggere il cinghialotto sus. Mi ritengo veramente iper soddisfatto da questa nuova demo. Cioè, questa cosa che hanno fatto, no? Di farti entrare nel paesino, ti fanno parlare con i topolini e gli aiuti contro i nemici e vai in giro, ci sono magari due o tre bossetti sparsi. Lo hanno reso un pochino più open map, ma soprattutto mi riesco a immergere molto più nel mood del gioco, nel mood dei personaggi e nel mood della storia. Un immenso GG godoso al team di Stommachia, sinceramente ragazzi, bravi ragazzi. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Stommachia, dove affronteremo e distruggeremo chiunque oserà mettersi davanti al Zefiro e vedremo dove ci porterà questo percorso sus, ragazzi, perché a sto punto mi chiedo chi sarà il boss finale della demo. Detto questo, ragazzi, che cosa c'è con voi? Ci vediamo al prossimo episodio di Stommachia, pazzesco assurdo.